Resta in carcere Luca Parnasi, l'ex presidente di Euronova, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il GIP Maria Paola Tomaselli ha respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dai legali del costruttore al termine del lungo interrogatorio, durante il quale il costruttore detenuto a Rebibbia avrebbe fatto delle ammissioni su fazioni di denaro ai partiti. Nonostante la procura avesse dato parere favorevole ai domiciliari, il GIP non ha concesso la scarcerazione perché non sarebbero mutate le esigenze cautelari rispetto all'ordinanza del 13 giugno scorso. Partono domani i saldi estivi, aderirà un negozio su tre per un totale di circa 280.000 esercizi sul territorio nazionale, con sconti dal 30 al 70%. Secondo Confesercenti, ogni famiglia, tra abbigliamento e calzature, spenderà in media poco meno di 230 euro, per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro, un acquisto medio di 98 euro a persona. I saldi rappresentavano per questo settore circa il 35% del fatturato dell'anno, ha detto il presidente della Confesercenti Roma, Walter Gianmaria. C'è necessità di una decisa inversione di tendenza e bisogna dare fiato alle famiglie e alle imprese. Le pareti che trasudano acqua, le luci che saltano, il buio, le sirene, i boati delle bombe e poi il silenzio, segno che l'attacco aereo è finito. Il bunker di Mussolini e i due rifugi antiaerei di Villa Torlonia riaprono al pubblico dopo i lavori di sistemazione. All'interno sono stati inseriti pezzi originali e riproduzioni dell'epoca. Ho un certo disagio a parlare da questo luogo abitato da Mussolini, alla testa di uno dei momenti più oscuri della storia italiana, ha detto oggi il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo. Invito chi visiterà il bunker a non soffermarsi solo sulla curiosità di vedere uno spazio a cui non si è abituati, ma a leggere gli elementi documentali. Da questa mattina, all'interno della nuova area di imbarco E dell'aeroporto di Fiumicino, i viaggiatori avranno a disposizione una nursery. Il nuovo spazio dedicato ai bimbi, frutto di una partnership tra Unicef e Aeroporti di Roma, contiene una nursery con culle, spazio allattamento e bagni attrezzati per il cambio dei piccoli. Siamo molto contenti di legarci sempre di più all'Unicef, ha spiegato l'amministratore delegato di ADR, Ugo De Carolis. Allestire qui un punto di assistenza per i bambini è un segnale di attenzione verso i passeggeri.